come associazione ci siamo dati questa missione di valorizzare e promuovere, però la finalità è soprattutto quella di preservare le comunità che stanno all'interno dei borghi, perché se noi non preserviamo le comunità, noi possiamo avere anche i monumenti più belli, il borgo più tenuto bene, ma se dentro non ci sono le persone, quindi non c'è l'anima del borgo, sono delle belle pietre, delle belle cose da vedere, ma non sono delle cose da godere, sono due concetti completamente diversi. Quindi noi facciamo della bellezza l'elemento fondamentale, che però non è solo un fatto estetico, anzi non deve essere solo un fatto estetico, anche se è importante, no? Ma deve essere un fatto di bellezza globale, a 360 gradi, che è fatta appunto di bellezza estetica, di grande patrimonio artistico, architettonico, ma è fatto anche di qualità della vita delle comunità che stanno all'interno di questi piccoli centri, della loro capacità di essere ospitali, accoglienti, di mantenere vive le tradizioni. Insomma, è un insieme di fattori che fanno appunto dei borghi più belli d'Italia la punta più avanzata, diciamo, di queste migliaia e migliaia di borghi che ci sono nel nostro paese. Allora, ci sono alcuni esempi come Lollove, per esempio, che è una frazione del comune di Nuoro, è diventato borgo ospite dei borghi più belli d'Italia da pochissimo tempo, diciamo da meno di un mese, quindi 2022-2023 sarà borgo ospite, perché noi ospitiamo un borgo di un comune più grande di 15.000 abitanti per 2 anni, uno per regione, purché abbia le caratteristiche naturalmente previste dalla nostra carta di qualità, quindi Lollove è uno di questi. Sicuramente il sindaco di Nuoro si è inventato, o il sindaco di Nuoro oppure qualcuno della comunità di Lollove, questo sinceramente non lo so, che si è inventato giustamente questa cosa di chiedere ai turisti di contribuire, no, a migliorare il decoro urbano, magari rimettere a posto una panchina, una porta, una finestra, insomma queste cose sono delle iniziative sicuramente estemporanee, però che fanno capire quanto ci sia, quanto si tenga, no, al decoro del paese, quanto si tenga al fatto che questi luoghi possano essere ospitali ed accoglienti. Il turismo è un elemento essenziale, perché quando arrivano turisti, i turisti spendono soldi, vanno al ristorante, comprano un prodotto tipico, magari si fermano a dormire una notte, due notti, e permettono alle comunità di mantenersi. E quindi noi, diciamo, abbiamo anche coniato una specie di slogan, cioè nel senso che ogni turista che va in uno dei nostri borghi diventa una sorta di azionista della bellezza, perché lasciando comunque una propria, spendendo soldi per usufruire di alcuni servizi, chiaramente contribuisce a mantenere in vita quella comunità, che contribuisce a sua volta a mantenere in vita il borgo. Quindi siamo tutti un po' azionisti della bellezza, e piuttosto che, io dico, cominciamo a visitare prima il nostro paese, poi magari andiamo anche all'estero, però prima c'è l'Italia, siccome in Italia c'è di tutto e di più, no? Credo che prima di spostarsi, andare a cercare luoghi esotici chissà dove, i luoghi esotici e molto belli e straordinari ce l'abbiamo sicuramente anche in Italia.